Ma perché sta qua? Che? Non te lo devi mettere. No, ogni tanto posso pure non mettere, ma non è mica sono sempre quelle due, è una costrizione, No, che è? però. Un'action figure, che Vabbè, è? dico. Io non sono nato col cappello, ragazzi, cioè nel senso io ogni tanto non lo indosso, sappiate questo, ogni tanto. Bella a tutti ragazzi, parla il Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro. Siamo tornati ragazzi con un video davvero molto importante perché siamo di fronte finalmente al trailer dei nuovi episodi di The Walking Dead 10, 6 episodi extra. Finalmente abbiamo uno straccio di trailer che ci mostra proprio cosa effettivamente ci dobbiamo aspettare da questi 6 episodi extra. Avete capito bene dal titolo? Vedremo la moglie di Negan ed Herschel Junior, ragazzi. Questi due nuovi personaggi e un'altra che sta Vabbè, gameplay. insomma, ragazzi, vedremo tutti nei frame, Mamma mia, appunto, che del bello. trailer, giusto per analizzare tutti quei dettagli che ancora Vabbè, non sono si sono tornate le scoperti. analisi De dei una vari, volta, esatto, quella che andiamo a fare la cioè, promo. Mi manca tanto fare pure perché la promo. fino a ottobre del 2021 de stagione vera e propria non c'è nulla, quindi comunque, ragazzi, questi 6 episodi extra sono oro. Ragazzi, prima di iniziare, come al solito, vi ricordiamo di lasciare un mi piace a questo video. Se non l'avete ancora fatto, direi di superare 2,70, dai. 270 like ragazzi per questo video. Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti. Attivate anche la campanellina qui a destra, vicino al tasto iscriviti. E A se vuoi, destra era del qua, Danilo, però vabbè. hai ragione E perché a 2 euro. soprattutto, visto che comunque è sbagliato il tasto di iscrizione, andate a controllare su 2 euro se è vero, perché comunque a parte il canale YouTube solito, dove appunto abbiamo caricato tutti i nostri interventi nei quali siamo andati nei peggiori posti recensiti sul web. Fare tipo una ditta di Sì, per fare qualcosa. dei pugni, però comunque no, a testare comunque con mano appunto il fatto se le recensioni pubblicate sul web sono effettivamente vere oppure no, e quindi quei locali facevano schifo oppure no, il tutto confrontando anche i proprietari e comunque testando con mano anche cose che nessuno testerebbe mai. Ma voi andreste nei peggiori posti d'Italia? Abbiamo addirittura aperto anche il canale Viola, lo so per dire, dove appunto sempre col nome di 2 euro, dove andiamo sempre a testare le cose peggiori, ma è tutto in versione più, insomma, casalinga, comunque più fai da te, insomma. Ma non solo, ma soprattutto in maniera diversa, visto che siamo su un'altra piattaforma, il format è diverso rispetto magari a quello che c'è nel canale, poco diverso in realtà, quindi se avete piacere. Ma purtroppo rimane alla base il fatto di provare cose che nessuno proverebbe mai Esatto, quella è la base e sempre. che fanno Trovate tutti i link in male. descrizione. Vi ricordo che noi saremo in live lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi questo video uscirà esattamente quando uscirà la live. Quindi questa Alle sera vi aspettiamo alle 21. 21 esattamente. Cliccate il link in descrizione e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Viola perché così non vi perdete le Lo prossime stai per live. dire, Lo so perché. comunque. Seguiteci su Instagram, 2 euro e The Walking Dead News per l'altro. Tutti i link li trovate nella descrizione. Non ci dilunghiamo in altre chiacchiere. E basta. Iniziamo, visto che è finito il fiato, iniziamo subito con il video. Questa è la classica penna da giornalista che Sì, fa ragazzi, film. come è giusto. In descrizione. Vabbè, rifallo. No, mi sono reso abbastanza ridicolo. Troverete il link appunto della promo che è stata rilasciata sia su YouTube ma anche su tutti gli altri social. Madonna, oh, che è? In descrizione, come sta dicendo Danilo, trovate appunto il link in descrizione del trailer appunto di questi 6 episodi extra. Andiamo subito a bomba ad analizzarlo, ragazzi. Il Primo frame, frame. abbiamo il tizio che appunto è con tutte le varie Diciamo che mutazioni. non è un frame interessante se non è per il fatto che, come ovviamente avrete letto anche voi, per quanto riguarda la produzione di questi 6 episodi extra, hanno preso una marea di precauzioni per via di tutto quello che sta succedendo nel mondo. Esatto. Quindi addirittura gli attori avevano i rivelatori di distanza per fare in maniera di appunto stare a una certa soglia senza avere la Certo. possibilità che magari uno si attaccasse qualcosa, eccetera, eccetera. Sì, Quindi quindi sono stati molto diciamo che fa scrupolosi. molto strano vedere come era prima la produzione e come è adesso, con tutti quanti con la mascherina e tutto È la quanto. mascherina, no, E la questa. mascherina, tra l'altro. Quindi questo è il primo frame dove ci mostra The Walking Dead in production. Oh, è finalmente arrivato il secondo frame, davvero, veramente importante, perché vediamo appunto Maggie, Daryl. Non so chi sia quello dietro. E Sì, però la cosa importante sembra che l'abbiano fatta apposta a sembra pulirlo abbiamo così. fatto apposta, ma comunque
Churchill Junior, ragazzi. Come vedete il bambino qui a sinistra. Notare che comunque quel cappellino, per chi comunque magari ha una buona memoria, assomiglia al cappellino che aveva Glenn nella prima stagione. E dettaglio importante inoltre è il fatto che siano ad Alexandria, perché quel muro lì è inconfondibile, quindi o stanno fuori o stanno dentro. Sì, comunque sicuramente secondo me stanno rientrando, quindi Maggie sta forse per rivedere Alexandria, praticamente, visto secondo che era da 6 anni. C'è tipo quella faccia del tipo, ma dov'è Negan? Così. Sì, 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 io tipo voglio cercare. Questo secondo me comunque l'episodio, questo frame è del primo episodio dei 6, secondo me. Probabile, sì. Poi, prossimo frame, vediamo l'altra storyline parallela, quindi con Princess, Ezekiel, Yumiko e Eugene, che sono di fronte a quelli che sono i soldati. Si è capito, insomma, dove stanno, non c'è troppo da aggiungere. Oh, lui è, ragazzi, Mace, il nuovo personaggio che vedremo all'interno di questi 6 episodi extra. Ora, non sappiamo se sarà un regular, quindi comunque entrerà a far parte del cast ufficialmente. Ma, secondo me... ce l'ha la faccia un po'. Buone possibilità che sia un regular. Ma tra l'altro che c'ha nella gola, tipo... Beh, quella può darsi sia... pare un taglio. Cioè, sì, non so, può darsi sia un taglio. Quindi Negan e questo tizio forse condividono un taglio sulla gola. Sì, sì, a parte quello, ma poi soprattutto sembra abbia sbranato una tigre. E sì, capisco... è tutto malissimo, raga, coraggio. Cioè, veramente. Però comunque questo, ragazzi, è uno già mi sta simpatico. Così a sì, 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 no, io sarà interessante. Io spero che diventi un regular, perché poi vedremo se questi personaggi magari nuovi che introdurranno, il ninja, questo qua, saranno comunque a far parte, poi li vedremo poi anche nella stagione. Certo, certo, sicuramente. Oh, e qui c'è Negan che fa l'occhiolino nel trailer, infatti si vede, io ho preso questo frame cercando di far vedere che sta facendo l'occhiolino, ma sta facendo appunto l'occhiolino a qualcuno. Ora non si capisce, non so se veramente sia un occhiolino. No, ho rivisto il trailer, se tu vedi il trailer, sì, lo sto confermando. No, non me lo ricordavo, l'ho visto pure io, ma non mi ricordavo l'occhiolino. Non era una supposizione, era proprio questa qua, e vediamo appunto Negan che fa appunto l'occhiolino. Non credo sia il passato comunque, no, la barba è quella di adesso. Ma poi comunque credo sia comunque una scena magari dove Negan fa il coglioncello davanti a qualcuno provocandolo. Strano. Non è da lui. Strano. Oh, e a proposito di Negan, a proposito di mogli di qualcun altro, ragazzi, siamo proprio a vedere finalmente il personaggio di Lucille. Notare poi, tra l'altro, che per chi non sapesse chi è Lucille, è semplicemente la moglie di Negan. No, la mazza, non solo quella. Non solo quella. Ma tra l'altro, appunto, ha i capelli tipo a caschetto, no? Fatti, cioè, lo look che si presenta Lucille. A parte tutto, comunque, vedremo innanzitutto, per forza, il mondo prima dell'Apocalisse. Sì. E soprattutto vedere purtroppo di che malattia soffriva la moglie, sì, di Negan, esatto. Per capire un po' come è morta, perché alla fine, cioè, vedere soprattutto anche Negan stesso, numero uno, come si chiama, perché sicuramente lo sapremo, sì, secondo me, secondo 100 sapremo come si chiamava prima, ma poi inoltre appunto vedere lui come è cambiato dalla morte della moglie in poi. Sì. Infatti sarà secondo me la profondità di Negan, poi soprattutto il ruolo che secondo me avrà Lucille nell'episodio versus Negan, sarà secondo me una profondità della Madonna, mia, cioè, che finale di stagione potrebbe essere. Oh, questa scena la volevo analizzare con te, perché non capisco bene il motivo per cui questi due personaggi stanno abbracciando. Sì. Infatti vediamo Carol e Jerry, che però erano due personaggi, erano due personaggi che però sono sopravvissuti entrambi, sì. E se non sbaglio sapevano che erano sopravvissuti entrambi, quindi non credo che questo sia un abbraccio da è successo qualcosa, non sappiamo esattamente cosa, magari o comunque Jerry ha perdonato Carol, perché comunque tutto quello che macello che ha fatto Carol, vabbè, l'ha fatto, cioè. Però non lo so, raga, non so minimamente il motivo di questo abbraccio. Sicuramente non so. Va a succedere, sicuramente Carol sembra guardi per terra, non vorrei che magari qualcuno è rimasto ferito o peggio. Forse magari, non lo so. Cioè, raga, magari, andare a ipotesi è difficile. No, aspetta, guarda che potrebbe essere anche per il fatto che Alexandria è mezza distrutta quando l'avamo lasciata, quindi può darsi pure sia, perché bisogna vedere quanto tempo fa è ambientato questo episodio, dove ci sarà. Quanto tempo è passato dalla fine dei sussurratori. No, può darsi possa essere anche tipo la ricostruzione di Alexandria, perché comunque Alexandria è mezza distrutta. Ma non troviamo comunque il pretesto di questo abbraccio. Ancora no, è troppo difficile, insomma. Oh, ultimo frame, ragazzi, perché siamo arrivati ormai alla fine di questo trailer, che era comunque un mini trailer. Alla fine vediamo, e qui veramente mi mette i brividi soltanto guardarlo questo frame, dove vediamo il tizio del coro.
Commonwealth con questa tuta che quanto Star Wars. Quanto Star Wars c'è dentro sto esatto. The Walking Dead, ma è mamma mia, veramente raga, una bomba. Oh, e torniamo, questa in realtà era l'ultimo frame che ci fa un po' soffrire, perché comunque vediamo The Walking Dead Returns February 28, cioè comunque insomma il 28 febbraio, chiaramente da noi il 1 marzo, è il giorno dopo, e quindi ragazzi, vabbè, ci fa capire che l'attesa tutto sommato hanno più o meno camuffato bene nell'assenza della serie, perché ci siamo beccati War Beyond the Fear al posto dei primi 8 episodi di The Walking Dead, poi ci sarebbe stata la pausa, se non sbaglio che era a dicembre, non mi ricordo quando andai in pausa The Walking Dead, poi 2 mesi di stop e poi la ripresa a febbraio. Quindi sì, diciamo che non stiamo senza The Walking Dead, ecco, non staremo senza The Walking Dead, tutto sommato ci può stare sicuramente, però chiaramente l'attesa che ci sarà tra i 6 episodi extra e l'undicesima sarà comunque insomma un'attesa un po' lunga. Dai, però ci ha detto bene, ci ha detto ben, perché ben, sai perché? Benio, perché comunque noi ricordiamo che se ci fosse stata la stagione qui a ottobre The Walking Dead, noi comunque avremmo visto la seconda metà a febbraio. Quindi no, comunque vabbè, sarebbe stata una programmazione diversa, cioè non avrebbero mai messo War Beyond e Fear insieme. No, no, però io per dire più che altro che il ritorno di The Walking Dead, quando generalmente ritorna, ritornava sempre a febbraio. Quindi sì, il fatto no, di far tornare The Walking Dead a però febbraio, secondo me avremmo visto War Beyond e Fear in due momenti diversi. Sì, 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 poi no, quello è sicuro, certo, cioè la programmazione Fear va in pausa perché c'è stato il 7° episodio e poi ha fatto la pausa, di cui poi parleremo. Certo. Quindi dai, raga, dai, fino a febbraio dobbiamo stare senza The Walking Dead. Noi comunque chiaramente vi terremo compagnia con i classici video, dove tra l'altro a breve usciranno i video dove andiamo a parlare di War Beyond, Fear, perché comunque non vogliamo fare dei video singoli su tutti gli episodi come The Walking Dead, ma faremo magari un po' riassunto della prima metà. Tra poco siamo alla fine di War Beyond e Fear è in, praticamente pausa, in pausa adesso, quindi faremo a breve il video se di ne parlerà. Fear. Ragazzi, detto ciò, io spero questo video vi sia piaciuto, questo video analisi. Se è così, mi raccomando, se è stato così, lasciate un mi piace, superiamo... Arrivi sempre subito. Sì, 275 275 like per questo video. Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti di Walking Dead. Attivate anche la campanellina. E vai, perché io sto a finire la voce. Eh sì, certo. Ma poi tu fai lega. Sì, capito? Sì, io mi cago. Io poi, ma tipo a comando. Sì, sì, no, no, vai, vai. Che io parte tutto, tutto, ragazzi. Mi raccomando, passate sul canale di 2 euro. Dove trovate sempre il link in descrizione. Come vi ho detto prima, peggiori posti. Dove su YouTube abbiamo già finito la prima stagione ed è in corso la seconda. Dove mi raccomando, è stato successo veramente di tutti i colori. E poi in più c'è il progetto sul canale Viola, nel quale è iniziato praticamente due giorni fa, nel quale ci sono le live lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21, dove quindi comunque stasera saremo là. È praticamente 2 euro ma davanti alla telecamera, in poche parole, in diretta insieme a voi, a dove casa potrete interagire insieme a noi e praticamente vedere in diretta le nostre dove follie. Già abbiamo provato il peggior locale suggestito, ma un altro nella nostra zona di casa, piuttosto che la zona dove avevamo registrato, e poi inoltre il peggior videogioco del 2020, che comunque è stato uno spin-off interessante, è stato un abominio allucinante, cioè quindi figa l'idea ma il gioco no. Comunque vi rimandiamo tutto in descrizione, sia al canale YouTube sia al canale Viola, mi raccomando seguiteci. E che dire ragazzi, ci risentiamo prestissimo venerdì con il video probabilmente sulla prima metà di Fear the Walking Dead, ne andiamo un po' a parlare, insomma ne andiamo un po' a fare un'analisi. Vi aspettiamo venerdì e ci risentiamo al prossimo video. Un saluto Fox and Walking Dead News, spoiler e altro, e bella Danilo, e ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi ho parlato talmente tanto per Fear, ho proprio curto.